Grito della Noce è un film del 1962, girato praticamente in contemporanea a un classico di Georges Franju che si chiama Occhi senza volto. Si dice che Franco abbia ripreso i temi dello stesso film di Franju, però la databilità è molto incerta, per cui è difficile capire chi abbia ispirato chi. I temi in comune sono quelli di uno scienziato, geniale scienziato, che deve ridare la bellezza a una donna che è rimasta orribilmente sfigurata. Tutti i sistemi sono leciti pur di arrivare al fine che lo scienziato vuole ottenere, quindi anche l'omicidio. Dove Franco si differenzia da Franju è nella graficità dei suoi delitti e nella graficità delle immagini, estremamente violente, considerando anche il periodo, ho detto siamo nel 1962, e un bianco e nero che indubbiamente annacqua anche il rosso del sangue che altrimenti sarebbe mostrato in tutta la sua crudezza. L'attore principale del film è colui che poi diventerà nel corso degli anni l'attore feticcio di Jess Franco, che è Howard Vernon. Incarna un medico folle, geniale, che ha solo un obiettivo: arrivare a ridare la bellezza alla donna che è rimasta orribilmente sfigurata. Però pare di capire che quello che il medico realmente vuole è un'autoaffermazione, l'autoaffermazione di se stesso. Punta più che altro in questa maniera a autocelebrarsi, colui che era stato emarginato dal consesso generale dei medici perché per i suoi esperimenti folli e audaci in questa maniera riuscirebbe a raggiungere l'immortalità. Ancora un seguace del dottor Orloff del film precedente ritorna nel film Le amanti del dottor Jekyll e Il segreto del dottor Orloff nel titolo originale spagnolo. In questo caso c'è un seguace del dottor Orloff e delle sue folli teorie che mette a punto un sistema per telecomandare le persone e utilizzarle come dei manichini, come degli zombie al suo servizio. Qui in questo caso si tratta semplicemente di una storia di tradimenti, di infedeltà, però come sempre Franco mette il suo tocco personale e quindi permea il film con una forte tendenza erotica. Una tendenza erotica che però non si sviluppa fino in fondo, anche perché ricordiamoci siamo nei primi anni 60 e il film è sottoposto a una discreta precensura della cinematografia spagnola. Le amanti del dottor Jekyll uscì in Italia al cinema intorno al 64-65, non è mai uscito poi in VHS né in DVD. E probabilmente ci sono sconosciuti passaggi sulle televisioni commerciali in Italia negli anni 70. Viene quindi per la prima volta presentato in supporto digitale e credo che sia una delle novità più interessanti di questo cofanetto. Teo Mora, autore alla fine degli anni 70 di un fondamentale libro sulla storia del cinema horror, parlando di Franco dice che il suo nome è doppiamente blasfemo. Si riferisce al fatto che il nome di battesimo del regista è Jesús, ovvero Gesù, mentre il cognome è lo stesso del caudillo di Spagna che dominava il paese iberico già dalla fine degli anni 30. In quel periodo, quando Franco comincia a lavorare tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, il paese era sottoposto a un ferreo regime censorio. Quindi anche Franco si è dovuto scontrare con questa realtà dei fatti. Ha cercato di bypassarlo facendo delle commedie, girando delle commedie dove tutto sommato poteva lavorare con tranquillità. A parte il suo primo film Tenemos 18 años, ricordiamo La reina del Tabarín e Vampiresa 1930. Però quando poi ha cominciato a girare film con caratteristiche horror, e quando i temi erotici cominciavano a entrare prepotentemente nel suo cinema, anche la censura si è ricordata che esisteva Jess Franco, costringendolo in alcuni casi a dei tagli preventivi,
In altri casi invece ha dei veri e propri tagli, tanto che i suoi film molto spesso giravano in varie versioni a seconda del paese dove venivano distribuiti, più tagliati in Spagna e magari con scene dove si potevano permettere anche dei fugaci nudi o delle situazioni erotiche più esplicite in Francia o in altri paesi europei. Franco ha sempre cercato di girare i suoi film ricorrendo a coproduzioni. Qualora non ce ne fosse bisogno, si appoggiava a produttori anche a volte privi di scrupoli o perlomeno dalla moralità alquanto ambigua. Il primo periodo inglese, quello che lo vede legato a Henry Allan Towers, da questo punto di vista è abbastanza emblematico. Personalmente ritengo che alcuni dei film migliori di Franco siano proprio girati in questo periodo. Per esempio Paroxysmus, una versione tagliata italiana del Venus in Furs, che ha girato intorno al 69 per la produzione di Henry Allan Towers, è uno dei suoi film più caratteristici da questo punto di vista, dove molte delle tematiche franchiane vengono sviluppate in maniera compiuta e dove l'utilizzo della musica, ricordiamo che Franco era un amante del jazz, viene qui sfruttato al meglio. Dopo il periodo inglese di Henry Allan Towers, Franco si appoggia a produttori svizzeri, francesi, tedeschi, ovunque ci sia la possibilità di girare il cinema, perché principalmente è questo l'obiettivo di Franco, girare. A livello qualitativo i film non è che siano di altissimo livello, però indubbiamente Franco è in grado di mettere il suo tocco personale anche in produzioni dove non ci siano grandi investimenti da un punto di vista finanziario. Nel periodo svizzero ricordiamo un titolo per tutti, Greta la donna bestia, che vede come protagonista Diane Thorne, che era stata lanciata da Ilsa la belva delle SS, un film di Don Edmonds del 1973. Qui la presenza carismatica della prosperosa Diane Thorne è fondamentale per lo sviluppo della storia, della narrazione. Si tratta di una prigione in Sud America dove Greta fa un po' da direttrice e ha un potere di vita e di morte su tutte le donne che vengono sottoposte anche ai suoi desideri sessuali. Ovviamente la donna è bisessuale e quindi ci sarà la maniera per Franco per far vedere rapporti di ogni genere. Un altro film importante del periodo svizzero è Jack the Ripper, interpretato da un stralunato e folle Klaus Kinski nella parte di Jack lo Squartatore. La presenza femminile, anche questa volta, è della musa, nonché donna della vita di Jess Franco, Lina Romei, che si distingue per dei numeri cabarettistici ai limiti del ridicolo, che però sono ben inquadrati all'interno del film secondo la filosofia di Jess Franco. Chissà perché canta? Quella dovrebbe solo far vedere il culo, anzi dovrebbe provare a farlo cantare un po'. Che spettacolo, quella è la canzone che preferisco. My skin is fine, fine. Fiori, chi vuole fiori? Fiori? Jess Franco nel corso della sua carriera ha girato oltre 150 tra film in pellicola e in video. In pratica non ha mai smesso fino ad ora di girare. Il suo amore per il cinema è dovuto al fatto che è stata una specie di droga per lui, anche in tutte le interviste l'ha sempre dichiarato. Ogni occasione era buona, era valida per continuare a girare. L'ultima grande produzione di Jess Franco, quella che in qualche maniera cerca di rivitalizzare il suo cinema, è I Violentatori della Notte, Faceless nel titolo originale. Il produttore René Chateau voleva rilanciare la carriera della sua
amante del periodo, che era Brigitte Lahaie, un'attrice famosa per il cinema pornografico e per i film girati insieme a Jean Rollin. Franco approfitta di questa occasione per tornare su temi a lui ben noti e ben già utilizzati precedentemente, ripresentando la figura dello scienziato folle, il medico dottor Orloff, interpretato ancora una volta dal suo attore feticcio Howard Vernon. Il film è una grande coproduzione che vede schierati tra gli altri attori del calibro di Helmut Berger, Stefano Dren e Telly Savalas addirittura. L'ultimo film girato in pellicola, gli ultimi due film tra l'altro girati in pellicola da Franco, sono Killer Barbies, dove è presente anche la nostra Mariangela Giordano in una scena di nudo a oltre 50 anni, che tra l'altro porta molto bene in quel film, e anche attori che sono rimasti famosi nella storia del cinema spagnolo come Aldo Sambrel nella parte del suo servitore. L'ultimo film girato in pellicola invece è del 98, che è Tender Flesh, un film tutto sommato dimenticabile, non certo uno dei suoi migliori. Dopo Tender Flesh inizia per Franco un periodo dove non riesce a trovare finanziamenti, è molto per lui difficile girare e allora si butta con facili produzioni video, dove il costo della pellicola viene ammortizzato dal fatto che si utilizzano mezzi molto meno costosi. In questo periodo si lega a personaggi come Hugh Gallagher, un produttore americano, e Kevin Collins, un produttore inglese, che lo aiutano a girare dei film che escono anche in DVD in tutto il mondo, in quanto Franco ha sempre un zoccolo duro di appassionati, di amanti del suo cinema che comprano in ogni caso quello che lui, ogni film che lui riesce a produrre, ogni film che lui riesce a fare. Gli attori di questo periodo sono Amber Newman, sono Rachel Shepard e anche Lina Romai, che spesso è presente anche con scene di nudo, questa volta molto ardite, considerato che la Romai non ha più 20 anni come ai tempi di Erotic Killer. L'ultimo film girato da Franco addirittura è stato girato con un telefonino, si tratta di Paola e Paola o Pola e Pola, girato nel 2010 a camera fissa con un telefonino, diciamo dal carattere onirico e metafisico, nel quale si parla di sdoppiamento della personalità, un altro dei quei temi che Franco spesso ha affrontato nel corso della sua lunga carriera. Il grande critico americano Tim Lucas, scrivendo una monografia di Jess Franco, disse una volta che la maniera per parlare e per conoscere veramente Jess Franco è aver visto tutti i suoi film. Ovviamente era una provocazione, è quasi impossibile vedere tutti i suoi film. Fatto è che vedendo un film solo di Jess Franco o alcuni film di Jess Franco non riesce a capire quello che Jess Franco è stato per la cinematografia mondiale. Recentemente è stato anche ha ricevuto un premio importante in Spagna per la lunga carriera, ricordiamo che sono più di 50 anni che Jess Franco dirige film dal 1959 e quindi ha significato qualcosa di importante, ma il suo valore va al di là della caratterizzazione del genere. Non possiamo dire che Jess Franco è stato un regista di genere, è stato un regista dei generi e è stato un regista sui generis. Il cinema di Franco è un cinema che ha frequentato tutti i generi, però è un cinema particolare, personale, irripetibile. Non c'è nessuno nel panorama attuale della cinematografia mondiale che può riproporre il cinema di Franco oggi. Franco non lascia eredi. Franco ha segnato un percorso importante nella storia del cinema mondiale, un percorso personale, un percorso non adatto a tutti. Però sicuramente non ci sarà nessuno che sarà più in grado di fare quel suo cinema con quelle sue caratteristiche e con quel suo modo di girare personalissimo e unico.